Secondo me dà uno slancio importante come tutte le vittorie. Pure domani sarà importante giocare bene, giocare il nostro gioco e provare a fare un risultato a Brescia. Ma no, io non direi che è un problema, è quello che succede in calcio. Errori esistono, lo facciamo pure noi, ma noi stiamo lavorando tantissimo sulle palle native, sia quelli difensivi sia offensivi, e speriamo che già dalla prossima partita siamo bravi pure su questa cosa. E sul primo calcio d'angolo, forse non abbiamo ancora vivere quella partita dall'inizio, è un peccato che loro l'hanno sfruttato. Poi pure il secondo gol, un po' di disattenzione alla fine, però l'importante era pure dopo il primo gol che non siamo caduti con la testa, ma abbiamo pareggiato subito e poi abbiamo giocato bene. 4-2 è un buon risultato per noi. Non dipende solo da noi, poi sempre c'è pure l'avversario che prova a fare un buon risultato come noi, prova a fare bene come noi, quindi è vero che averceli dopo gol su 2-1 siamo rimasti un po' dietro e forse la potevamo chiudere con gol su 3-1, però è andata così, quello succede in partita. Se miglioriamo le cose che fino adesso non facciamo bene o abbastanza bene, se le miglioriamo possiamo fare grandi cose, ma come ho detto prima, dobbiamo sempre lavorare, sempre attenti, con l'atteggiamento giusto, con la testa sempre davanti. Solo con il lavoro poi la cogliere la frutta, come si dice. Quindi. Io mi sto trovando bene con questo modulo, con tre centrali che giochiamo. Certo che poi in partita si possono cambiare tante cose. Sicuramente tante partite ancora giochiamo con due centrali perché sarà così, secondo me. Il campionato è lungo, però come ho detto ci siamo trovati bene con i ragazzi e poi devo dire che difesa fa tutta la squadra, non solo i giocatori che stanno dietro, quindi questo è molto importante. Io sto in Italia ormai 4 anni, quindi non è che mi sorprende qualcosa. Si vive bene qui. Fa caldo, si mangia bene. Però non siamo qui in vacanza, siamo qui per lavorare, per giocare il calcio, questa è la cosa più importante. Noi vogliamo vincere tutte le partite, è normale. Se non vogliamo così, noi siamo professionisti. Però dobbiamo stare attenti perché davanti a noi c'è un avversario molto forte. Dobbiamo stare attenti sulle tutte le cose che ci possono dare fastidio, perché pure loro sono bravi. E, come ho detto, vogliamo vincere tutte le partite, è normale per noi. Poi domani si vede, ma dopo la partita vediamo che risultato sarà. Forse quelle palle native, non possiamo commettere errori come abbiamo fatto le partite che abbiamo giocato. Poi sempre dipende dalla partita, che situazione ti viene, che avversario affronti. Niente, non si può sbagliare. Un campionato lunghissimo, poi tutte le squadre sono secondo me forti, perché così è Serie B. Tutti possono vincere con tutti, tutti possono perdere con tutti. Quest'anno sarà uguale, ma noi dobbiamo guardare solo noi, che facciamo noi, come alleniamo noi, come lavoriamo noi. Poi, come ho detto, alla fine si vede dove arriviamo. Se vedi le squadre prima del campionato sulla carta, è certo che ti fai qualche opinione, quale squadre devono stare su. Però ho visto tante partite quest'anno e pure Venezia. Si merita essere così alto com'è, quindi siamo un gruppo molto unito, molto forte. Anche partita l'ultima abbiamo dimostrato che dopo il gol che abbiamo subito non siamo calati, ma abbiamo sempre giocato sempre il nostro gioco e poi il risultato è arrivato, quindi speriamo che continuiamo così e facciamo i risultati.